piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di lunedì, giornata corrispondente alla luna, quindi in giornata di inconscio, di emozioni, di sensibilità, ma una giornata particolarmente importante per i segni d'aria. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, lunedì 26 giugno 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo sempre per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, perché no, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto. Ora inoltre la possibilità anche più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia in un video dedicato all'argomento che nel mio astroblog. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti riferiti alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, hai la possibilità, se lo desideri, di indagare su ogni aspetto che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, il rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con i genitori, con i figli, con gli amici, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, i tuoi investimenti, il tuo business, la tua casa, i traslochi, lo spostamento, i viaggi, lo studio, ogni aspetto per te di rilievo, richiedendomi appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi di 12 lezioni che ho concepito appositamente per te, per consentirti passo dopo passo di appunto entrare in possesso di queste metodologiche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre nel mio astroblog tutte le modalità per potervi partecipare. Ma entriamo nel vivo, giornata particolare, giornata importante per i segni d'aria, presenza della luna nel segno della bilancia, si fa sentire per i nati la prima e la seconda decade, quindi giornata all'insegno di questa parola magica equilibrio, soprattutto per la bilancia stessa, così come per i nati la prima e la seconda decade del segno di gemelli e del segno dell'acquario. Una giornata in cui però questa emotività molto equilibrata, molto schietta, molto spontanea anche se vogliamo, è come se entrasse in contraddizione con la contemporanea presenza del sole, un sole appunto estivo presente nel segno del cancro, quindi un sole un po' più ripiegato, un po' più profondo, un po' più inconscio, no? quindi questa emotività è come se risentisse di questa presenza solare molto più protesa a non dare a vedere, a non essere così presente, così esteriorizzato, come invece appunto la luna potrebbe portare a fare questo oggi. Quindi per la bilancia stessa c'è questa sorta di richiamo in un certo qual modo, questa sorta di leggero smorzamento di questa pur ottima emotività appunto della luna di oggi. E già entrando nel merito appunto di questa posizione solare, un sole sicuramente positivo per il cancro stesso, così come per lo scorpione, i pesci, tutti nati la prima decade, è appunto un po' fastidioso, un po' smorzante appunto a livello di tenore generale per la già citata bilancia, oltre che per l'ariete della prima decade, per il capricorno della prima decade. Sempre di assoluto rilievo, ancora per quest'oggi, la presenza di Mercurio su un piano più concettuale, più dialettico, più comunicativo, di concentrazione, per i nati gli ultimi giorni, gli ultimissimi giorni dell'ultima decade dei gemelli, così come della bilancia e dell'acquario, in procinto appunto di allontanarsi da questa sua posizione, quindi ancora quest'oggi momenti un po' di defiance a livello di concentrazione per il contrapposto sagittario e per la vergine e per i pesci, però appunto vedremo nei prossimi giorni un significativo miglioramento in questo senso. Grande intensità sempre nella vita più intima e personale per quanto riguarda i nati la seconda decade del segno del leone, dell'ariete, del sagittario, con questo colore, questa passione che viene apportata da questa Venere decisamente favorevole, e viceversa qualche momento così di alterazione per quanto riguarda questo tipo di relazioni per i nati la seconda decade del segno dell'acquario, del segno del toro e del segno dello scorpione.
Momenti delicati più che mai per quanto riguarda le azioni. Quest'oggi un Marte importante, un Marte di rilievo per il Leone stesso, in cui si trova per i nati l'ultima decade, così come per l'Ariete e Sagittario, sempre dell'ultima decade. Quindi grande focosità, grande intensità, grande senso anche di improvvisazione. È un sole però un po' per tutti un po' delicato, particolarmente per i nati l'ultima decade del Toro, dell'Acquario e dello Scorpione. Infatti c'è questa contemporanea presenza di Urano, senza entrare in tecnicismi eccessivi, che è come se inducesse in questo abuso certe volte di forze, di muoversi a compiere certi azzardi non ottimali. Mettiamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, in realtà quest'oggi un po' meno del consueto, se non altro per quanto riguarda il tuo umore, e se appartieni alla prima e alla seconda decade. Si fa sentire in questo senso, infatti, questa presenza di oggi non soltanto della Luna, ma anche del Sole. Quindi in un certo qual modo, sia fisicamente che emotivamente, potresti sentirti veramente un po' sottotono. Decisamente migliora la situazione se appartieni alla seconda e soprattutto all'ultima decade, grazie a queste presenze focose di Venere, garante ancora di buon colore, buona intensità nell'ambito dei rapporti più intimi e personali, appunto per i nati della seconda decade, ma soprattutto questo Marte che ti governa, che almeno se appartiene all'ultima decade ti consente veramente sempre di ben figurare più che mai con questa caratura, questo slancio e questo fascino ancor più aggiuntivo rispetto al consueto. Puoi cogliere quest'oggi anche gli ultimi raggi importanti di Mercurio nella tua progettualità, nel modo di esprimerti, nel modo di esternare le tue idee, se appartieni agli ultimi giorni dell'ultima decade, considerato appunto che questa energia più astratta potrebbe appunto subire un'alterazione non troppo positiva per te nei prossimi giorni. Quindi approfitta questi giorni per questi tuoi progetti ancora quest'oggi di Mercurio. Per te, costante, coerente Toro, una giornata che evolve all'insegna di momenti molto pacati, molto equilibrati, parola importante appunto nella giornata di oggi. A livello emotivo veramente riesci a rapportarti con questo modo molto sereno nei confronti di tutte le persone che ti sono vicine, almeno grazie a questo favorevole influsso della Luna. Altre energie planetarie viceversa è come se ti inducessero ad assumere certi atteggiamenti, a rivestire certe posizioni che potrebbero essere non del tutto ben vista dalle persone che ti sono vicine. Infatti questa presenza di Venere contemporaneamente, se appartiene alla seconda decade, potrebbe ancora indurti in un certo qual modo, non dico a darti delle arie, però sicuramente a far pesare eccessivamente la tua presenza in quei rapporti più personali importanti, con chi ti vuole bene e ancor più con chi ti ama. Quindi ancora momenti in cui certi tuoi toni, certe tue modalità, è il caso che vengano un po' smorzate, onde evitare di alterare questo tipo di rapporti. E soprattutto per i nati l'ultima decade, una giornata un po' delicata con questa presenza di Marte che insieme ad Urano potrebbe indurti veramente a fare delle scelte, a compiere delle azioni abbastanza destabilizzanti per quella che è la tua stabilità. Quindi momenti di freguette prudenza ancora d'obbligo. Andiamo avanti con te, frizzante e intelligente Gemelli. Evoluzioni astrali decisamente interessanti, importanti quest'oggi, che ti fanno sentire perfettamente a tuo agio, tanto più in quelle situazioni, in dei risvolti per così dire estetici, creativi, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade, sia che si tratti di contesti della vita più seria e professionale, ma anche privata. Quindi una ottima presenza lunare riesce veramente a spingerti in queste direzioni con buona soddisfazione da parte tua. Una luna che risulta magari apparentemente contraddittoria rispetto a un sole pur sempre favorevole per te, che ti fa sentire comunque in buona forma, seppur appunto con questa energia leggermente in, ripeto, contraddizione. Per quanto riguarda i tuoi rapporti più intimi e personali, sempre di assoluto rilievo questa presenza di Venere, se appartieni alla prima e alla seconda decade, soprattutto la seconda, con questa capacità da parte tua veramente di sospingerti, di coinvolgere chi ti ama o appunto chi vorresti
visti che facesse parte di un rapporto con grande intensità fin da principio, quindi una giornata tutt'altro che noiosa, e se appartieni alla ultima decade ancora, soprattutto con questa presenza marziana importante che ti consente di ben figurare in ogni contesto e con la possibilità ancora quest'oggi di Mercurio favorevole nel tuo segno di avere buoni input concettuali. Per te sensibile ed emotivo Cancro, ancora una giornata dai connotati un po' altalenanti e contraddittori. Positiva la presenza di questo sole estivo nel tuo segno, che si fa sentire marcatamente se appartieni alla prima decade, con questo buon tenore generale, questa forma molto equilibrata e questa capacità veramente di porti nel miglior modo possibile in ogni situazione. Viceversa, dal punto di vista emotivo, questa luna che ti governa quest'oggi, se appartiene alla prima e alla seconda decade, potrebbe farsi sentire in maniera non troppo positiva, in maniera un po' alterante per quanto riguarda appunto la tua emotività e il tuo umore. Una cosa molto temporanea, però appunto potresti non sentirti così in grado di interagire con quel modo molto sentito, molto percettivo, quanto invece appunto il sole è in grado di aiutarti a fare. Sempre grande intensità, grande coinvolgimento, se lo desideri, nella vita più intima e personale, se appartiene alla seconda decade, con questo spazio a momenti veramente molto più intensi rispetto a quel romanticismo che normalmente consideri più prioritario nell'ambito di questi rapporti. Ottimale la presenza di Marte, sempre se appartiene all'ultima decade, che anche in questo senso è come se ti conferisse una sorta di slancio in più nelle tue scelte e nelle tue azioni. Andiamo avanti con te, maestoso e carismatico Leone, ancora una giornata di grande spicco, di grande fascino, più che mai marcato nella giornata di oggi. Un umore al top si fa sentire se appartiene alla prima e alla seconda decade, con questa presenza della luna che ti consente veramente non soltanto di ben figurare, ma di ben amalgamarti nell'ambito dei rapporti con le persone che ti sono vicine, sia in ambito privato che professionale. In tal senso, sia per quanto riguarda la vita più attiva, per quanto riguarda i tuoi intenti, ma anche nell'ambito privato, sempre di rilievo la presenza di Marte, se appartiene all'ultima decade, che ti consente più che mai di agire, di procedere con quel grande stile che già normalmente ti caratterizza, ancora più forte, ancora più manifesto rispetto al consueto. Anche la vita più intima e personale continua a essere tutt'altro che noiosa, se appartiene alla seconda decade, con questa presenza di Venere che ti consente veramente di coinvolgerti, lasciarti coinvolgere, di essere più che mai presente, più che mai intenso nel modo di relazionarti, appunto sia nell'ambito di un rapporto già in essere, ancor più se volessi far colpo su qualcuno o qualcuna che veramente parte alla grande, un rapporto con te favorito appunto da questa spinta sempre focosa e ottimale di Venere. Per te metodica e razionale Vergine, nell'insieme le evoluzioni astrali planetarie di oggi risultano positive, interessanti, energie in campo che magari sono un po' differenti rispetto al tuo standard abituale, ma perché no, anche piacevoli. Sole estivo decisamente molto propizio, se appartiene alla prima decade, quindi capacità di ben amalgamarti nelle varie situazioni con un buon centramento, un buon tenore energetico e la capacità di entrare in buona sintonia soprattutto con le persone che ti sono care, in quegli ambiti familiari che risultano più che mai importanti, una sorta di proiezione anche verso momenti più nostalgici, in un senso comunque gradevole per te. Buon equilibrio anche per quanto riguarda la tua emotività, dopo i giorni scorsi in cui magari ti sei dedicato e dedicato a situazioni più concrete e materiali, questo oggi è anche uno spunto più creativo, più estetico, potrebbe farsi spazio in maniera magari un po' insolita per te, che magari non consideri con eccessiva importanza certi fronzoli, per così dire, che invece quest'oggi potrebbero essere meritevoli della tua considerazione. Sempre interessante la vita più intima e personale, momenti intensi e coinvolgenti, se appartiene alla seconda decade è molto decise anche le tue azioni, con un maggior spicco rispetto ai tuoi modi più misurati, se appartiene all'ultima decade. Andiamo avanti con te estetica e creativa Bilancia, con queste energie astrali in campo che risultano più che mai interessanti nella giornata di oggi. Ultimi fulgi di raggi del Mercurio nella sfera più concettuale, più mentale, più progettuale si fanno sentire per i nati appunto gli ultimissimi giorni dell'ultima decade. Nei prossimi giorni potrebbe subentrare qualche momento appunto di non eccessiva ottimizzazione della tua concentrazione, quindi approfitta quest'oggi
per dare gli ultimi ritocchi a dei concetti e degli aspetti più teorici dei tuoi progetti con questa ultima favorevole spinta appunto di Mercurio. Per quanto riguarda la tua forma generale, ancora equilibrato, ottimale, se appartiene alla seconda e l'ultima decade, questo sole estivo potrebbe farsi sentire in un senso un po' smorzante se appartiene alla prima decade, quindi un tenore in leggero calo, questo senso magari di minor motivazione, questo senso non dico di fiacchezza, ma sicuramente non con quello slancio abituale che ti caratterizza. Sicuramente migliore la situazione per i nati l'ultima decade, con questa carica aggiuntiva, questa focosità, questo grande impulso favorito dal Marte che ti consente veramente di anche importi, fra virgolette, o comunque rivestire dei ruoli che ti mettono in assoluto rilievo nel gruppo di persone di cui fai parte. Per te strategico e inconscio Scorpione, modalità più pacate ti caratterizzano nella giornata di oggi. L'insieme degli influssi astrali, comunque a te propizi, benché reciprocamente contraddittori, risultano comunque in grado di darti una carica giusta, una spinta in una direzione che può essere comunque favorevole per te. Un sole propizio appunto si fa sentire marcatamente se appartiene alla prima decade, quindi un buon tenore generale, un buon equilibrio, una capacità di ben armonizzarti con le persone che ti sono vicine, anche senza necessità di troppe parole. Contemporaneamente quest'oggi c'è questa luna in reciproca contraddizione appunto con il sole appena citato, ma comunque favorevole per te, che ti sospinge verso una capacità anche di deporre appunto le metaforiche armi che talvolta imbracci per venire incontro alle esigenze di chi ti è vicino con una modalità veramente molto più comprensiva, molto più aperta al dialogo e allo scambio di idee. Per quanto riguarda i rapporti più intimi e personali, sempre importante questa presenza di Venere, è un po' delicata se appartiene alla seconda decade, con un invito a smorzare certi tuoi toni, certi tuoi atteggiamenti che potrebbero risultare un po' fastidiosi appunto per chi ci tiene te, per chi ti ama. Una certa attenzione necessaria per i nati l'ultima decade, con questa contemporanea presenza un po' alterante, un po' azzardante sia di Marte che di Urano. Andiamo avanti con te ottimista e avventuroso Sagittario, ti attende una giornata all'insegna di quella parola magica equilibrio dal punto di vista emotivo che non può che essere gradevole per te, una luna propizia infatti si fa sentire in questo senso consentendoti veramente di procedere, di relazionarti in maniera molto morbida, molto serena, molto appunto equilibrata nei confronti delle persone che interagiscono con te. Non mancano momenti molto accesi, molto dinamici, molto intensi e coinvolgenti nei rapporti a cui maggiormente tieni, particolarmente se appartieni alla seconda decade, con ancora questa favorevole spinta di Venere che ti consente di vivere veramente momenti indimenticabili sia in relazione già in essere che ancor più qualora decidessi di partire con un nuovo rapporto che veramente inizia fin da principio all'insegna di questo grande coinvolgimento e grande passione. Sempre grande decisione per quanto riguarda i tuoi intenti che persegui con calore, con intensità, con decisione, con questo Marte favorevole se appartiene all'ultima decade, sebbene anche magari destabilizzando in alcuni contesti alcune basi già acquisite. Evoluzione astrale anche importante per quanto riguarda Mercurio, ancora quest'oggi in posizione un po' fastidiosa, in procinto ad allontanarsi da te, ma con questi momenti appunto di defiance per i nati gli ultimissimi giorni dell'ultima decade per quanto riguarda la concentrazione. Per te pragmatico e concreto Capricorno, una giornata dei connotati un po' delicati, se non altro per quanto riguarda il tuo umore e se appartiene alla prima e alla seconda decade. Si fa sentire in questo senso, infatti, questa presenza della luna di oggi, in grado di smorzare quella tua capacità di procedere per gradi, di relazionarti con quel senso di lucido distacco in senso positivo nell'ambito delle diverse situazioni e delle varie persone. Quindi quasi come se fosse smorzata un po' questa tua capacità di procedere con quel tuo pacato ritmo che ti è proprio. Per quanto riguarda anche la tua forma generale, contemporaneamente c'è sempre questa presenza di questo sole estivo che sempre se appartiene alla prima decade potrebbe farti sentire un po' meno determinata e determinato rispetto al consueto, quindi con questo slancio sicuramente un po' smorzato rispetto al consueto. Anche per quanto riguarda la tua concentrazione c'è ancora una sorta di prassi e linearità nella giornata di oggi, nei prossimi giorni vedremo, potresti non sentirti appunto ancora così concentrato e concentrato come di consueto, quindi ancora quest'oggi magari è il caso che tu possa portare a termine certi intenti che possono richiedere appunto la tua migliore e ferma concentrazione.
Proseguiamo con te, frizzante e intelligente Gemelli, con una giornata di graduale ripresa, se non altro per quanto riguarda il tuo umore, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade. Non mancano dei momenti creativi, delle opportunità veramente di relazionarti nei confronti di persone e situazioni con quel tuo guizzo più anche avanguardistico, che si traduce veramente in opportunità condivisibili e veramente gradevoli non soltanto a te, ma anche a chi collabora con te, sia in ambito professionale che in ambito privato. Per quanto riguarda la tua comunicatività, puoi ancora quest'oggi cogliere questi ultimi ottimali raggi di Mercurio, se appartiene agli ultimissimi giorni dell'ultima decade, con questa possibilità veramente di allargare le tue prospettive, di essere il public relation delle situazioni in maniera più che mai positiva. Delicata viceversa la tua capacità d'azione, il tuo slancio, la tua capacità di scegliere, soprattutto se appartiene all'ultima decade, questa contemporanea presenza decisamente molto delicata sia di Marte che di Urano è come se ti suggerisse più che mai di contare non soltanto fino a 10 ma anche fino a 15 prima di agire, prima di procedere, prima di mettere fregolette a repentaglio certe stabilità e certi equilibri per te importanti. Anche nella vita più intima e personale qualche momento di defiance e di disequilibrio ancora per i nati la seconda decade. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci. Ti attende una giornata nell'insieme decisamente positiva, interessante, con energie in campo in rapida evoluzione che anche preludono, per così dire, dei significativi miglioramenti nei giorni che seguiranno. Un sole decisamente favorevole si fa sentire marcatamente se appartiene alla prima decade, questo bel sole estivo che ti garantisce non soltanto di sentirti in ottima forma e in buon equilibrio, ma anche con una capacità spiccata di ben armonizzarti in quegli ambienti per te importanti, con le persone care, in quegli ambiti familiari di assoluto rilievo per te. Ancora quest'oggi, se appartiene agli ultimi gradi dell'ultima decade, presenza un po' fastidiosa di Mercurio, ma appunto in procinto di diventare decisamente favorevole nei prossimi giorni. Quindi ancora qualche momento così di aggiustamento per quanto riguarda la tua comunicatività e la tua concentrazione, soprattutto in quegli ambiti sia professionali che privati. Vita intima e personale, tutt'altro che noiosa, momenti di intensità che magari si sovrappongono a quel tuo atteggiamento magari più romantico e più morbido e quindi possibilità veramente di vivere con maggior coinvolgimento. Per i nati della prima decade è sempre costante questa presenza di Giove, il Giove benefico, il Giove fortunato che ti consente veramente di acquisire questa stabilità, questa materialità con ancora facilità rispetto al consueto. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti. Qualora ancora non l'avessi fatto, ti invito a iscriverti al mio canale, mettere un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto. Inoltre ora la possibilità anche più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia in un video specifico dedicato all'argomento che nel mio astroblog. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti riferiti alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni aspetto che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con i figli, con i genitori, con gli amici, con i rapporti professionali, la professione stessa, la tua realizzazione, i tuoi investimenti, il business, la casa, gli spostamenti, i traslochi, i viaggi, lo studio, ogni aspetto per te importante, richiedendomi appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi in 12 lezioni che ho strutturato per consentirti passo dopo passo in maniera graduale, in orari e giornate a tua scelta, di acquisire appunto queste metodologiche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale a domani, e ti
auguro che gli astri vegliano sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!